l'esperienza di Chiesa con la C maiuscola. La settimana sociale dei cattolici italiani è principalmente questo, un'occasione di incontro, confronto e riflessione tra i vari componenti del tessuto ecclesiale italiano. Occasioni provvidenziali e preziose, le ha definite Papa Francesco nel suo messaggio iniziale. Famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Questo l'argomento importante che il Pontefice ha invitato a vedere però non solo come un tema, ma come vita, tessuto quotidiano, cammino di generazioni che si trasmettono la fede. Le settimane sociali sono indiscutibilmente una grande opportunità che la Chiesa italiana offre all'intero Paese, rappresentato dai tanti delegati delle diocesi che puntuali hanno risposto all'invito. Ma cosa resta di queste sessioni torinesi? Innanzitutto la sensazione che c'è una Chiesa viva, che permea il tessuto sociale in maniera non arrendevole ma autorevole, che desidera con rispetto affermare il proprio punto di vista e vuole con uguale rispetto che sia tenuto in debita considerazione. Chiarissima la posizione espressa dal Cardinale Angelo Pagnasco, il quale ha evidenziato come non sia possibile abbassare la guardia perché nulla è garantito se a perdere la famiglia, perché indebolirla è indebolire la persona, la società. Ed oggi purtroppo si assiste ad un attacco tutt'altro che velato all'istituzione familiare. È urgente dunque reagire. Come? Attraverso una rieducazione economica che passa dal civile. Interessanti le idee del professore Stefano Zamagni, secondo cui è necessario puntare su politiche di armonizzazione. Capire, ha detto, che le famiglie non sono un peso, ma devono far parte della discussione. Si creerà così una sussidiarietà circolare. Molteplici i suggerimenti emersi nel corso delle 8 assemblee tematiche. Cose all'apparenza semplici, già ribadite probabilmente in altre occasioni, ma purtroppo che trovano difficile applicazione. Viene così nuovamente fuori la necessità di fare rete, alimentare le relazioni tra famiglie sviluppando le alleanze, auspicare una collaborazione più autentica con la scuola. Nell'ambito occupazionale giovanile emerge che occorre puntare sulla famiglia nella formazione al lavoro fin dai primi anni di vita, piuttosto che ripensare al lavoro e al mercato come luoghi di mutua assistenza e di fioritura umana, ma anche agevolare il passaggio generazionale delle competenze. La parte del leone, anche nell'intervento del primo ministro Enrico Letta, l'ha avuta il tema fiscale. In molti hanno chiesto l'inserimento del fattore famiglia, basato sull'introduzione di un'area non tassabile proporzionale al carico familiare reale. C'è stato anche il tempo per intuire strategie di relazione con le famiglie immigrate, ma anche come la famiglia deve abitare la città e in che modo può contribuire alla custodia del creato. Tanto materiale su cui la Chiesa italiana e gli uomini di buona volontà dovranno lavorare perché, utilizzando le parole del Santo Padre, mettere in evidenza il legame che unisce il bene comune alla promozione della famiglia fondata sul matrimonio è un debito di speranza che tutti hanno nei confronti del Paese.